Chiediamo che questo progetto sia immediatamente bloccato, anche perché sentite le ultime dichiarazioni fatte dall'assessore regionale Gian Pedrone, pare che questi qui vogliono andare avanti a tutti i costi e non sentire alcuna ragione. E qui quindi siamo in questo tentativo, tra l'altro il 18 scadono i termini per la soprintendenza per una forse una decisione sul fatto che possa essere posto un vincolo monumentale sul Sejun, che sarebbe sicuramente un qualche cosa che aiuterebbe a rivedere il tutto, ma non abbiamo alcuna certezza che questo possa accadere. Il 21 è in calendario questo incontro in regione, non sono coinvolte le amministrazioni pubbliche, ci sarà la soprintendenza e la regione. Questo vostro sit-in è per dare peso che a quel tavolo non sarà seduta solo la soprintendenza. Ecco, quello che noi cerchiamo di fare modestamente è di non lasciare che decisioni così impattanti vengano prese nel silenzio, senza che nessuno sappia niente. Ecco, noi siamo presenti sul pezzo, poi è chiaro che Regione e Città Metropolitana hanno il potere di andare avanti su questa strada e su questo noi potremo fare ben poco. Noi ci esprimiamo con i metodi che permette la democrazia e la laicità. C'è stata anche un'ulteriore raccolta di firme, sarà depositata in comune. Che significato dare a questa iniziativa? Esprime come la gente non voglia quest'opera, per cui questa opera è fatta contro la gente, contro le istituzioni, cominciando dal comune di Lavagna, cominciando dal comune di Chiavari, quindi coloro che dovrebbero essere interessati al bene della cittadinanza sono i primi a non volere quest'opera.